La SFA, la Società di Scienze Farmacologiche Applicate, in collaborazione con Asso Biotech, ha organizzato a Milano presso il CNR un incontro per fare il punto sulla terapia cellulare. In questa occasione il professor Filaci dell'Università di Genova ha parlato di una terapia avanzata per la cura del lupus. Ne parliamo con lui per farci spiegare di cosa si tratta. Professor Filaci, il suo gruppo dell'Università di Genova, in collaborazione con Genovax, ha sviluppato un vaccino terapeutico per la cura del lupus. Ce ne parla? Sì, senz'altro. Si tratta di una sorta di vaccinazione che ha la caratteristica, rispetto alle vaccinazioni tradizionali che tutti noi conosciamo, di essere applicata in ambito terapeutico invece che in ambito profilattico. Questo, in parole semplici, vuol dire che invece di servire a prevenire l'insorgenza di una malattia, dovrebbe essere applicata per curare una malattia, in particolar modo il lupus eritematoso sistemico, che è una malattia autoimmune sistemica che causa infiammazione un po' di tutti gli organi e apparati. Professore, come nasce l'idea di sviluppare un vaccino di questo tipo? L'idea è nata da uno scambio culturale in atto tra noi ricercatori dell'Università di Genova e i nostri colleghi dell'Università di California di Los Angeles, con i quali anche in passato abbiamo sviluppato delle attività in comune. Successivamente, per poter finanziare ulteriormente gli studi, che sono particolarmente onerosi, è stata fondata una startup presso il bioparco tecnologico di Ivrea. A questa startup è stato dato il nome di Genovax e Genovax ha finanziato ed eseguito queste ulteriori sperimentazioni, sempre con il supporto scientifico di noi ricercatori dell'Università di Genova. Per cui diciamo è una bella avventura, perché vede in campo l'ente pubblico, appunto l'università, e l'ente privato Genovax, coalizzati per sviluppare un qualcosa che ci auguriamo possa essere veramente di beneficio per tutti i pazienti affetti da questa malattia. Professore, quali sono le caratteristiche del vaccino? Questo vaccino ha la caratteristica principale di essere un vaccino genico. Questo significa che invece di essere inoculato nell'organismo una proteina, un peptide, cioè un pezzetto di molecola già presente nel microorganismo, nell'agente patogeno, e quello che noi facciamo è di inoculare il gene che codifica per una particolare molecola, che è un peptide, il quale è capace, invece di stimolare una risposta aggressiva del sistema immunitario, di indurre una risposta che noi chiamiamo regolatoria o tollerogenica, cioè di indurre l'attivazione di cellule, di linfociti, che spengono l'attività del sistema immunitario. Questo perché il lupus, così come tutte le malattie autoimmuni, è legato a una iperattività e a anomala attività del sistema immunitario, che invece di rivolgersi verso agenti esterni si rivolge contro molecole, componenti dell'organismo, determinando quindi un'infiammazione estremamente deleteria per organi e apparati. Che studi sono stati condotti finora? Sono stati condotti degli studi nell'animale da esperimento. Abbiamo tratto vantaggio dal fatto che esistono dei topolini i quali sviluppano spontaneamente una malattia che è quasi completamente sovrapponibile al lupus umano, quindi è caratterizzata da infiammazione sistemica, infiammazione soprattutto a livello renale, quella che si chiama nefrite, e produzione di autoanticorpi, cioè delle molecole prodotte dai linfociti B che vanno a riconoscere antigeni, quindi altre molecole, dell'organismo stesso. E in questi animali abbiamo condotto diversi studi, numerosi studi, cambiando la modalità di somministrazione del vaccino, e ciò che abbiamo visto invariabilmente è che questo vaccino ritarda notevolmente l'insorgenza della malattia. Per dare così dei numeri, possiamo dire che negli animali l'insorgenza della malattia dopo un singolo inoculo del vaccino è stato ritardato dai 4 agli 8 mesi, e si deve tenere presente che in un animale
un mese di vita corrisponde a circa 3 anni di vita di un uomo. Quindi è sicuramente un bel risultato, se si tiene presente che è bastata una singola somministrazione. Professore, quali sono i prossimi passi? Naturalmente stiamo parlando di una terapia altamente sperimentale, che quindi va in primo luogo controllata dal punto di vista degli effetti potenzialmente dannosi deleteri. Quindi il primo obiettivo che noi ci poniamo adesso è di effettuare ulteriori verifiche sempre nel modello sperimentale, per evidenziare l'eventuale insorgenza di effetti collaterali che finora però possiamo anticipare non abbiamo assolutamente osservato, e successivamente si prospetta un utilizzo in clinica in soggetti con casi particolarmente, con malattia particolarmente aggressiva e non controllata dalle terapie attualmente disponibili per questo tipo di malattia. Quindi lo sviluppo di una fase 1 che auspicabilmente potrebbe avvenire fra 1 anno e mezzo, 2 anni, dopo appunto i tempi necessari per fare la prima fase di sperimentazione preclinica, a cui facevo riferimento prima, e per organizzare la sperimentazione nell'uomo.